Sesto appuntamento del premio Falerno, con un ritorno graditissimo, Paola Servillo, la nostra operatrice culturale, la bandiera della cultura a Caserta, anche con un cognome impegnativo, anche se lei ama sottolineare che c'è un fratello che fa il medico ed è lontano dalle scene. E con il nostro Trabucco, Nicola Trabucco, ben arrivato qui in veste di squadra, oltre che di etichetta, capo di un vino del vino Falerno che porta il tuo nome, perché tu qui stasera rappresenti la Quality Wine Selection. Periodo in cui sono stata assessore a Santa Maria Capua Vetere, abbiamo messo in scena per la prima volta L'infanzia di un socialista, che è uno dei tre atti unici del romanzo, e in quell'occasione, insomma, con le edizioni Spartaco, anche con Giovanni Lamanna, insomma, ci conoscemmo e iniziò anche un rapporto di amicizia oltre che di collaborazione, perché Tony appunto fu contento di far leggere questo testo a edizioni Spartaco, che già allora apprezzò, insomma, il livello qualitativo di questo testo. E poi da quella cosa, quindi da questa prima messa in scena, che è stata poi molto particolare, perché noi facemmo un festival nel sottotetto del teatro e fu rappresentato Infanzia di un socialista e Chiove di Enrico Iagnello, che allora, insomma, lavoravano insieme al Teatro Garibaldi, e Enrico Iagnello con quest'altro spettacolo ha avuto anche, insomma, molta fortuna, uno spettacolo che ha avuto un grande successo non solo in Italia ma anche a Barcellona, insomma, ha girato parecchio. Sono tre atti unici che hanno già questo titolo Teatro fuori legge. Già, insomma, per l'amore che ho per il teatro, ovviamente penso ora più che mai che il teatro stia subendo molto il disprezzo quasi delle nostre istituzioni, perché il teatro è il luogo per eccellenza della democrazia partecipata. E questo ovviamente dà fastidio, quindi già scegliere un libro che parla di teatro, cioè in cui si racconta tre atti unici, mi piaceva. Poi in particolare questi mi sembrano molto interessanti, si chiama, il titolo è Teatro fuorilegge perché i personaggi di tutti e tre gli atti sono dei fuorilegge in effetti. Però sono due fuorilegge che vengono scoperti leggendo gli atti unici, perché inizialmente non immagineresti mai che questi personaggi abbiano dentro questo lato oscuro così forte e tremendo, e quindi sono tre atti unici pieni di sorprese, di colpi di scena, di colpi di teatro, se vogliamo, proprio molto interessanti. E in effetti il primo si chiama proprio La gabbia, e un po' è il filo conduttore di tutti e tre, perché è una gabbia in cui siamo un po' tutti spesso, anche le convenzioni, le relazioni, addirittura l'amore, dico addirittura perché spesso non ci pensiamo, no? Diventa una gabbia, e quindi questo tema è sviluppato in questi tre atti unici in maniera molto interessante. Tu hai, vedo che ti sei presa dei segni, perché evidentemente ci sono dei momenti di questo libro che ti hanno colpito particolarmente. Sì, molti, come vedi ci sono molti segni. Sì, l'ho letto, ora ho capito, mi sembra tutto falso, ma devo credere, è scritto. E quando mai uno ha la fortuna di vedere scritto, nero su bianco, tutto ciò che non sapeva della propria vita? Non è vero? Uno al massimo può arrivare a sospettare qualcosa, a intuirla, questa parte di sé che non conosce. A volte, se è fortunato, ne ha qualche piccola conferma dalle parole degli amici o dai suoi stessi occhi, ma nessuno riceve un dono così, non è vero? Un quaderno con tutto ciò che volevi sapere, quello che non immaginavi neanche, perché il pensiero non si arrischia così lontano, resta dove lo puoi controllare, come un bambino al mare. Il pensiero non si avventura in zone che non conosce, semplicemente perché non le conosce, non sa che esistono, e quando anche le vedesse con i propri occhi, non riconoscendole, le ignorerebbe. Ma così è proprio una rivelazione.
come se scoprissi da un quaderno i misteri del mondo, chi ha ucciso veramente Kennedy o come è morto veramente Papa Luciani. Rivelazioni complete, senza ombra di possibile scetticismo. Vi guardo sotto un'altra luce, vedo tutto diverso ora, quasi avessi cambiato proprio gli occhi. Ora so chi siete, cosa fate, come pensate e agite, e siete molto diversi da prima. Vi vedo sotto pelle, vi guardo a raggi X e siete marci, siete malati. Bellissimo. Quindi è proprio il passaggio, come dicevo prima, da credere delle persone in una certa maniera e anche se stessi, no? E invece poi scoprendo un altro sé negli altri si scopre un altro sé anche in se stessi. Assolutamente. È una terra unica perché scelta già 2000 anni fa da un popolo che aveva l'intero bacino del Mediterraneo, cioè il mondo conosciuto dell'epoca, almeno il mondo moderno, era occupato da un popolo che aveva scelto come zona di elezione l'Ager Falernus, quella striscia di terra a ridosso, diciamo, di Sinuessa, dove avevano deciso, per scelte, anche per risultati, che l'eccellenza del vino veniva prodotta lì. E oggi, dopo un oblio che è durato forse 600-700 anni, perché poi le ultime notizie sul Falerno venduto risalgono a circa 1300-1400, poi c'è stata questa vacanza di 600-700 anni, e con l'inizio del nuovo millennio sta vedendo di nuovo la luce in maniera seria. Quindi noi andiamo dicendo un po' in mezzo mondo che siamo gli artefici di una rinascita e che non ci stiamo inventando niente di particolare, stiamo mettendo in bottiglia quello che ci dà la terra, che è una terra storica. Sono Paola Servillo, Candido, Teatro Fuorilegge di Toni Laudaddio, edizioni Spartaco, perché sono tre atti unici, teatro, quindi hanno la bellezza della brevità dei racconti e dell'intensità dei racconti, perché c'è lo scavare nell'animo umano molto interessante, e perché teatro, che è la più bella forma ancora di democrazia. Sono Nicola Trabucco, agronomo ed enologo della Quality Wine Selection. Vino e letteratura mi fanno venire in mente una cosa molto semplice, la diffusione del Falerno nel mondo, che sto promuovendo da un paio di anni, la diffusione del Falerno, che è un vino antichissimo e che stiamo diffondendo veramente in tutto il mondo parlando del sito di produzione. Quality Wine Selection è un gruppo di produttori di 10 aziende che questa sera abbiamo abbinato al premio Falerno.